Ok, ci sono due ragazzi danesi, Salvo da Salvatore e Bice da Vincenzo, su un tetto di un palazzo. A un certo punto Salvo gli dice: oh, Bice, ti faccio vedere una cosa. Si butta e ritorna sopra. Oh, compà, ma come hai fatto? Ti sei buttato e sei ritornato. Oh, Bice, facilissimo, tu ti butti, mentre stai cadendo devi dire sono una palla, sono una palla, sono una palla, sono una palla. Appena arrivi a terra, pum, rimbalzi e ritorni in alto. Allora Bice dice: no, perciò, ma pure io lo voglio fare. Si butta e dice sono una palla, 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 se fossi un pomodoro. Ciao e bentornato nello sfavillante canale Annalisa Superstar. Tutto attaccato. Tag se fosse, che beh in giro da un bel po' di tempo, ma l'ho visto l'altro giorno nel canale di Ombretta. Segui Ombretta, segui Ombretta. Allora, l'ho scritto. Se fosse un sapore, non ci penso neanche. Menta, fresca, leggera, cambia sapori, aggiunge sapori, spontanea, verace e ha un bellissimo colore. Menta. Se fossi un fenomeno atmosferico, guarda, questa pure per quanto mi riguarda è facile, perché io potrei essere molto serenamente lo scirocco, fastidioso da morire, che però ha un suo lato positivo, asciuga al volo la biancheria. Poi per tutto il resto è una catastrofe, però asciuga subito subito la biancheria. I jeans in 3 ore sono però asciutti. Se fossi un indumento. Indumento, guarda, per me è essenziale, perché se io mi candiderò mai nella mia vita voglio fare il partito della tuta, partito di quelli che stanno in tuta, perché anche io in questo momento sono tornata a casa, ho messo il pantalone della tuta, pantalone della tuta, io sarei tranquillamente pantalone della tuta perché per me è relax stare a casa, cucinare, stare, lavorare al computer, la sera nel divano, ah, relax, tuta, forever and ever. Se fossi un'opera d'arte, ti stupirò con potentissimi mezzi tecnologici. E tacchete, sarei esattamente lei, la ballerina di Botero. No, no, guarda che brava a fare video questa ragazza. La ballerina di Botero a me piace tanto, perché Botero riesce. Ma mi metti a fuoco, per favore. Oh, sì, mi si vede meglio. Si vede quanto sono carina. Allora, la ballerina di Botero a me piace tantissimo, perché Botero, senti, guarda, mi rimetto qua. Perché Botero riesce a fondere due concetti che possono essere totalmente contrastanti, perché nell'ideale, che in realtà è quello che è, la ballerina è esile, sottile, leggera, una farfalla, ma proprio è quasi impalpabile, mentre la ballerina di Botero è l'esatto opposto. Allo stesso tempo a me trasmette una sensazione proprio di leggiadria, di leggerezza, di beltà, di ballo. Mi piace tanto e quindi mi sa pure di leggera. Mi piace tanto la ballerina di Botero. Poi a me Botero è sempre piaciuto tanto, anche quando ero giovincella. Non perché i suoi soggetti siano rotondi, mi piacciono i colori, mi piace lo stile, mi piace il fatto che alle spalle dei personaggi non ci siano cose troppo, troppo complicate e che si focalizzi l'attenzione proprio sul soggetto al centro del quadro. Mi piace tanto Botero, ma in generale, ma mi piacciono tanto le opere dove c'è un soggetto centrale e pochi di rigori che li circondano. Quindi però la ballerina di Botero ho sempre avuto un debole perché la trovo molto leggiadra. E poi ricordati che io dentro mi sento Lorella Cuccarini. Fuori non lo sono per niente, ma dentro sono Lorella Cuccarini. Quindi cose così. Se fossi un accessorio, sarei una borsa. Senti la mia teoria, ma appoggio. Allora, sarei una borsa perché la borsa contiene cose che non sempre hanno un'attinenza tra di loro. A volte ci sono cose che proprio non. Ci sono i chiavi di casa, c'è il portafoglio, c'è la bottiglia d'acqua, c'è la ricetta del medico, c'è la posta che ho appena ritirato, ci sono diverse cose, no? Che non hanno un'attinenza tra di loro, però sono contenute tutte nello stesso contenitore. Allora, io vorrei essere una borsa perché ci sono due contesti in particolare in cui io sono specializzata, sui quali io potrei parlare proprio con ragion d'essere, perché sono certificata e quindi posso parlarne molto serenamente. Ma nel canale non l'ho mai fatto perché non c'è motivo di parlarne comunque. Però mi piace contenere altre informazioni. Per esempio, io sono. Con gli anni mi è venuta una meravigliosa passione per la storia dell'arte, quindi io studio storia dell'arte, ma per mio diletto. Studio monumenti per mio diletto, non ho mai studiato anche a livello accademico, sempre soldi per
per me stessa. Come mi è venuto il flash che da un po' di tempo mi sto appassionando alla questione geopolitica americana, statunitense degli ultimi, diciamo, 300 anni. Quindi mi piace la borsa perché contiene diverse cose che apparentemente, cioè no, che materialmente non hanno un loro filo conduttore, e io pure ci sono cose che continuo a coltivare da anni, ma a livello accademico, a livello lavorativo, a livello personale, ma perché poi per fortuna faccio qualche cosa che mi piace molto, ma allo stesso tempo mi appassiono di cucina, mi appassiono di alimentazione, mi appassiono di geopolitica, mi appassiono di storia, e quindi leggo e studio quelle cose. Quindi vorrei essere una borsa per questo motivo. Sono stata pure abbastanza chiara. Se fossi un piercing, allora, io non ho né piercing né tatuaggi, non ho neanche il doppio buco, però io ogni tanto mi è venuto in mente, ora faccio la pazzia, solo che mi spavento da morire. Mamma no, non l'ho mai fatto, tranquilla mamma, non l'ho fatto. Ma non credo che lo farò perché mi spavento. Il piercing alla lingua a me è sempre piaciuto da morire, se io avessi il coraggio lo andrei a fare pure adesso, però mi fa fifa farlo perché ho visto come si fa, mi ha fatto un'impressione incredibile, prima o poi lo farò. No, guarda, non ci credo neanche io quando lo dico, perché sono talmente tanto fifona che non credo, cioè io morirò con la cosa, volevo fare il piercing alla lingua, però se io avessi il coraggio lo farei, guarda, ma mi piace tanto. Se fossi una pietra, sarei il quarzo rosa. C'è un aneddoto molto carino sul quarzo rosa, che è un po' lunghetto da spiegare, magari qualche volta lo racconterò, però sarei il quarzo rosa perché quando ero un po' più giovincella, tipo 13 anni, 14 anni, primo superiore, quindi 13, tipo ero in trip fortissimo con tipo le cose dei segni zodiacali, cose così. Io sono dei pesci, quindi il segno dei fessi, perché noi pesci siamo dei fessi e lo riconosciamo di esserlo fessi. Lessi, io oggi non lo so se è così, ho questo ricordo che il quarzo rosa era, ma ce n'era un'altra anche pietra, non era solo il quarzo rosa, ce n'era pure un'altra che però a me non piaceva, forse l'ametista, non mi ricordo, comunque il quarzo rosa era la pietra dei pesci. Lessi anche che aiutava in amore. C'è un aneddoto dolcissimo che collega il quarzo rosa a Filippo, ma è un po' lungo da raccontare, e quindi per me la mia pietra è il quarzo rosa. Io credo molto nella cosa delle pietre, mi autosuggestiono, ma la cosa delle pietre è bellissima come definizione. mi piacciono i cristalli, qualche volta ne parliamo in qualche video, ma questa è una cosa, ecco, che non avevo mai detto in 5 anni e mezzo, non avevo mai detto in video. Mi piace, credo nella cosa delle pietre. Se fossi un genere musicale, beh, sarei, senti qua, allora, Britpop, lirica, jazz, acid, jazz, elettronica, rock elettronico. Guarda, mi fermo qua perché comunque sarei un genere molto confuso. Se fossi un fiore, guarda, senza pensarci, la margherita. A me piace il suono della parola margherita. Quando conosco qualcuno che si chiama Margherita, automaticamente questa persona mi fa simpatia. È buono che è un'assassina a sangue freddo, io proverò sempre simpatia per qualcuno che si chiama Margherita, perché mi piace la parola, mi piace il suono, mi piace il fiore. Perché è semplice, poi c'è la cosa mamma non mamma, no? Questi ricordi adolescenziali del mamma non mamma. Mi piace perché ha dei colori facili, semplici, che però la rendono ricca. Margherita, mi piace molto la parola, il nome, il fiore, mi sa di bambina felice. La parola merce tu associ, io associo il nome Margherita a una bambina felice e a una persona serena, allegra, quindi Margherita. Se fossi un animale sarei una scimmia, perché se la cantano e se la suonano sembra, cioè, sono intelligenti, ma bisogna fargli sviluppare l'intelligenza. Comunque di base se la cantano e se la suonano. Se fossi un film, senti, guarda, te lo dico sinceramente, la posso lasciare in bianco questa perché io non la so, non so rispondere, perché io non mi identifico mai nei personaggi dei film. Quindi io non so rispondere. Mi viene da dirti qualche film tragicomico di Carlo Verdone, ma perché io amo Carlo Verdone, ma non so rispondere al 100% a questa domanda, quindi la lascio in bianco, per favore, mettimi un punto in meno. Se fossi un libro, se fossi un libro, ma allora, guarda, me ne vengono due in mente, una di Verga, però... No, allora no.
quelli, però quello di Verga prima o poi te ne parlerò, perché c'è la scena dell'asino che è bellissima, perché io penso sempre a questa scena dell'asino, è deliziosa secondo me, cioè certo detta così la scena dell'asino, dai, lei accarezza l'asino, ecco. No, allora, I promessi sposi di Alessandro Manzoni, TV Sorrisi e Manzoni. La figura di Lucia è una figura secondo me importante, prima o poi ci scriverò un saggio io su Lucia. Lucia è apparentemente vittima della situazione, in realtà si comporta come vittima spesso e volentieri, però Lucia allo stesso tempo spesso risulta essere deus ex machina del processo della storia, no? Io trovo molto interessante la figura di Lucia perché sembra fragile, ma in realtà è quella che, come noi donne sappiamo essere, che sembriamo più pio, ma in realtà siamo quelle che reggiamo tutto quanto. Però Lucia, ecco, invece per noi si sposi per la figura di Lucia. E poi per altri motivi che non sto qua a spiegarti, perché veramente, sennò ciao. Se fossi un cibo sarei il pane, perché mi piace prepararlo, mi piace mangiarlo, mi piace il profumo, mi piace il sapore, mi piace la consistenza e mi piace impastarlo, pane, senza pensarci. Se fossi una città, ma hai bisogno che ti rispondo, Palermo. Sono palermitana inside nel midollo, Palermo. Se fossi una parola sarei caos, sock, perché io sono una persona distratta, confusa, smemorata. Se non faccio le cose immediatamente è finita, cioè va a finire il dimenticatoio, poi ci penso dopo settimane, caos. Io sono una persona molto caotica, sembro inquadrata, in realtà per certe cose lo sono inquadrata, ma perché io mi vado contro la mia natura e cerco di essere inquadrata, però la mia natura è molto caotica e molto di disorganizzata. Siccome questa mia disorganizzazione mi ha creato molti problemi in passato, vi parlo di tanti anni fa, quando ero all'università ho capito che la mia natura caotica poteva trovare libero sfogo in tutto tranne che in certi settori. E allora, però la mia natura è molto caotica, disorganizzata, disorientata, caos. Se fossi una parte del corpo, allora, e le orecchie, perché io ho le orecchie molto piccole, noti, io le orecchie piccole e mi prendono sempre tutti in giro perché le orecchie piccole, quindi le orecchie, e poi perché mi piace ascoltare la musica. Se fosse un peccato, senza pensarci, guarda, farei l'accidia. Ho contrastato, lottato e vinto contro una parte del concetto di accidia, però c'è ancora una parte dell'accidia, che è quella voglia di cambiare sempre le cose, che sinceramente io non riesco a identificarla in un peccato, anzi a me piace, sono una peccatrice, che è quella voglia di cambiare sempre le cose, cambiare sempre me stessa, cambiare sempre l'ambiente che mi circonda, e avere voglia sempre di cambiare. Questa viene considerato come un peccato. Io non lo condivido molto, sinceramente, devo essere sincera, forse perché sono realmente una peccatrice, però sì, se io fossi un peccato sarei l'accidia. Tutto il resto del concetto dell'accidia l'ho contrastato tanti anni fa e l'ho vinto perché io pensavo che la noia esistesse. Su di me il concetto di noia non esiste più, non conosco più che cosa sia la noia, però la riconosco molto in altre persone, devo essere sincera, questo sì. Però il giorno in cui io ho sconfitto la noia e me ne sono resa conto è stata una figata pazzesca. Se ti va, rispondi anche tu alle domande del se fossi e se fossi un pomodoro. Pollice in su se ti ho tenuto compagnia. Ciao, ci vediamo venerdì con Lucky Friday e che le stelle siano con voi.